Sì, beh, la cosa più innovativa a mio giudizio è quella di cercare di introdurre sul processo di realizzazione o delle grandi opere, delle grandi infrastrutture, oppure di quelle opere e di quegli impianti che hanno una particolare complessità di relazione con il territorio sotto il profilo ambientale, sotto il profilo della sicurezza, una procedura regolata che coinvolga i cittadini e le istanze attraverso cui i cittadini si esprimono, sia le istituzioni locali, sia le forme associative, in un confronto, in un dibattito pubblico che naturalmente consente ai cittadini di verificare da parte del proponente le ragioni per cui il proponente vuol fare quell'opera e la vuol fare in quel territorio lì, e da parte dei cittadini non solo di acquisire informazioni, ma anche di proporre modifiche, correzioni a quell'opera o alla realizzazione di quell'insediamento che possano renderla più compatibile con il territorio e in qualche modo anche più utile alle collettività locali. Questa è, diciamo, la base di principio su cui si fonda la norma. Allora, intanto c'è una constatazione quasi banale: gli strumenti esistenti non hanno funzionato e non funzionano. Già soltanto questo, diciamo, milita a favore della ricerca di una strada, di una metodologia innovativa. Poi non ci inventiamo nulla perché lo strumento di cui parliamo è uno strumento che esiste, seppure in declinazioni diverse, sia in Francia, dove si chiama débat public, sia nel mondo anglosassone, e noi siamo convinti che questo coinvolgimento preliminare alla progettazione, diciamo, definitiva ed esecutiva delle opere sia molto utile proprio perché antepone all'avvio poi dei processi realizzativi quel confronto e quel dibattito che oggi si fa a valle quando un progetto è già definito e già anche costato molti soldi, perché i progetti di grandi opere sono comunque molto costosi e ogni modifica diventa più difficile da realizzare. Questo produce molto spesso un conflitto che diventa in qualche modo endemico, insanabile tra l'opinione pubblica locale e la realizzazione di un'opera. Questo non significa che così risolviamo tutti i problemi, ma io sono convinto che saremo in grado di abbatterne gli aspetti più, diciamo, virulenti in maniera significativa. No, perché questa è una cosa a cui abbiamo prestato molta cura. Il disegno di legge che noi abbiamo proposto, poi naturalmente bisognerà trasformarlo in norma, prevede esattamente tempistiche, che sono tempistiche contenute, parliamo di alcuni mesi, che devono precedere l'avvio da parte del proponente della progettazione definitiva. Per capirci, prendiamo un esempio tra quelli più evidenti alle cronache, la Torino-Lione. Cosa è successo sulla Torino-Lione? Il proponente è arrivato con un'idea, un progetto dell'opera già confezionato, su cui si è innescato un conflitto che è durato anni e che ha costretto poi a un processo di rivisitazione dell'opera, eccetera, eccetera. Il tutto ha comportato un aggravio di tempi misurabile in 5, 6, 7, 8 anni. Noi prevediamo una procedura, per quello che dicevo prima, regolata, in cui ci sono dei tempi stabiliti rigorosamente dalla norma. Entro questi tempi, con modalità definite, tutti i soggetti che vogliono partecipare al dibattito pubblico possono depositare le loro proposte, le loro osservazioni, le loro considerazioni. Alla fine di questo dibattito, che è gestito, diciamo, da una commissione arbitrale terza, rispetto sia al proponente che ai soggetti che presentano controdeduzioni e proposte, il proponente si trova di fronte ad alcune possibilità. Uno, modificare il progetto tenendo conto di alcuni dei suggerimenti che sono arrivati dai cittadini. Due, decidere che non ci sono le condizioni per proseguire nella realizzazione di quell'opera e quindi rinunciare. Tre, decidere di andare avanti lo stesso, a quel punto entrando nelle procedure previste normalmente dalla legge per l'approvazione dei progetti, le conferenze dei servizi, non è che spariscono. Quindi si tratta di aggiungere all'inizio della procedura, prima di entrare in una fase di progettazione vera e propria, 6 o 9 mesi per lo svolgimento del dibattito pubblico. Se considerate quanto tempo perdiamo per i contenziosi successivi, io credo che alla fine si economizzerebbe molto tempo. Sì, allora, diciamo che come tutti gli strumenti normativi e procedurali, non è che qui con questo
strumento, diciamo, ci mettiamo al sicuro per sempre da possibili contenziosi. Io personalmente sono un fautore delle opere, diciamo, degli insediamenti produttivi o di energia, eccetera, eccetera, quando servono. Dico anche che lo strumento è anche utile, perché talvolta potrà anche succedere che l'iniziativa, quando parliamo del proponente, teniamo conto che possiamo parlare dello Stato, ma possiamo parlare anche di un grande gruppo privato, esatto, che investe nel settore dell'energia, per fare un esempio. Diciamo, attraverso il dibattito pubblico, chi propone una grande opera può anche alla fine maturare la convinzione che magari non ci siano le condizioni o sia meglio non farla. Secondo, certamente questo non è un'assicurazione sul fatto che non ci saranno più contenziosi, però certamente è una strada per incanalare in un sistema regolato quel tipo di contenzioso più di carattere istituzionale, insomma, che ha solo desiderio di esprimere un confronto e di ottenere delle contropartite, mentre molto spesso con i meccanismi di oggi si costringono un po' tutti, anche gli attori istituzionali a volte, a fare che cosa? A procedere con sequele di ricorsi al TAR, poi al Consiglio di Stato, eccetera, eccetera, per cercare di difendersi nei confronti di una possibilità di ascolto che in realtà non c'è. Lo dico perché, per citare una clausola che noi mettiamo lì, è questa: se alla fine il proponente un'opera nel suo progetto incorpora, assume, quindi introduce in modifica di progetto le richieste degli attori locali, si prevede una procedura molto semplificata e abbreviata per gli attori locali quanto alla loro possibilità di ricorrere alla giustizia amministrativa, perché altrimenti, insomma, il tema è: noi abbiamo fatto quello che voi chiedevate, a questo punto fate ricorso lo stesso al TAR, mettiamo al TAR in questi casi dei tempi rapidissimi per valutare se il ricorso è ammissibile o meno.